Il teatro comunale è uno dei simboli di Cesena. È un tipico teatro dell'Ottocento, italiano, dall'acustica straordinaria. Teatro civico, non solo luogo di spettacolo, è intitolato ad Alessandro Bonci, tenore cesenate dei primi del Novecento, rivali in America di Caruso. In perfetto stile neoclassico, la facciata principale domina la piccola piazza antistante. Sopra il porticato, elegante ed imponente, si staglia la balconata con le finestre del magnifico ridotto del teatro, luogo di incontro e di spettacolo. Le facciate sono abbellite da bassorilievi in terracotta, opera di Gaetano Bernasconi. Sulla facciata principale, sei bassorilievi rappresentano le muse ispiratrici del teatro. E al centro la loro guida, Apollo. Il tutto è sovrastato da un timpano triangolare con lo stemma del comune di Cesena, affiancato dai due fiumi del territorio, il Savio e il Rubicone. Nelle due facciate laterali, altri quattro bassorilievi rappresentano le divinità greco-romane, tra cui Bacco. Il teatro ha sempre svolto una funzione civica, come quando ospitò un'animata conferenza del patriota Cesare Battisti. Dopo 3 anni di lavori, il teatro, inaugurato il 15 agosto del 1846, venne aperto alla città. Il primo atrio d'ingresso, dominato da un lampadario di Murano, originale, distribuisce il pubblico verso il foyer del teatro. Sulle pareti laterali del corridoio, tra le due grandi porte, campeggiano due lastre marmoree. La prima è opera di Mario Morigi e risale al 1950. Raffigura Alessandro Bonci. La seconda lastra è opera di Ilario Fioravanti e fu realizzata nel 2009. Ricorda che Vincenzo Ghinelli, architetto marchigiano, progettò e diresse i lavori della costruzione. Il secondo atrio d'ingresso accoglie gli spettatori con un abbraccio di splendore. Sotto il luminoso lampadario centrale di Murano, il pavimento alla veneziana disegna lo stemma della città. Le pareti segnano di memorie gli sguardi dei visitatori. Sul fondo, le due colonne d'ingresso sono dominate da altrettante lastre marmoree dedicate a chi più di altri ha emozionato il pubblico amante della lirica. Pur divisi per gusti e scelte estetiche che hanno favorito altrettante conflittuali coalizioni di sostenitori, sono stati accomunati in un unico abbraccio di riconoscenza. Sono Giuseppe Verdi e Richard Wagner, nati nello stesso anno, il 1813, e immortalati qui mentre guardano in direzioni opposte. 8 piccole lastre marmoree ricordano importanti presenze ed eventi eccezionali. Le poche parole impresse in ciascuna fermano il tempo e tramandano eventi importanti come l'unica, indimenticabile interpretazione nel suo teatro di Alessandro Bonci nel Faust del 1904. L'ottava lastra ha un valore particolare. Venne collocata nel 1946 per il primo centenario del teatro e per ricordare un'impresa, il recupero e restauro a tempo di record dopo i danneggiamenti della guerra, perché viva e continui nel popolo l'amore per le arti belle. La platea è una grande piazza. Nel selciato sedevano su panche di legno e su sedie i borghesi. Nei palchi invece si trovavano gli aristocratici. Dal loggione provenivano le acclamazioni, gli applausi e i fischi del popolo. Il Bonci è un classico teatro all'italiana. La pianta è a ferro di cavallo, con una cavea interamente in legno, perfetta nelle proporzioni. Gli ordini sono 4, oltre al loggione. Le decorazioni sono sobrie, dai colori delicati, e le pareti della platea sono trattate a stucco lucido,
con fregi di grande compostezza formale. Di particolare interesse artistico è la volta della sala, dove quattro riquadri con episodi della Divina Commedia e quattro tondi con figure allegoriche, dipinti da Francesco Migliari, si fanno apprezzare all'interno di una fitta ornamentazione a monocromi e arabeschi in parte dorati. Il Bonci non ha subito interventi architettonici di rilievo, ad eccezione dell'apertura, del golfo mistico o buca d'orchestra, che non ha cambiato la splendida acustica. Deve la sua costruzione al mutare delle preferenze e alle scelte dei compositori. Eliminato il proscenio dal quale i cantanti si sporgevano verso il pubblico, l'orchestra trovò una nuova collocazione nascosta agli occhi degli spettatori. Gli ordini dei palchi sono modulati secondo equilibrio e misura. Nessuno prevale, neppure il palco più importante. Il centrale di secondo ordine, quello del gonfaloniere, il sindaco al tempo della costruzione del teatro. Nei palchi gli spettatori potevano meglio che in platea dare libero sfogo alle diverse preferite occupazioni sociali, conversare, corteggiare, trescare, commentare, perfino mangiare, addirittura appartarsi. I più privilegiati potevano chiudere le tendine o spostarsi nei retropalchi che oggi, come i corridoi e le scale, sono divenuti sedi di mostre e di spazi museali. Oggi tutto è più ovattato. L'assenso si esprime con un applauso ripetuto, il dissenso con i commenti del dopospettacolo, ma restano vivi gli aneddoti e i racconti che rinnovano il fascino del teatro all'antica italiana. L'ultimo piano è costituito dal loggione. Spazio aperto, senza palchi separati. Qui si assisteva allo spettacolo tutti insieme. Il punto di vista è unico. Si dominava la platea, si occhieggiava nei palchi di sotto e soprattutto si decidevano le sorti degli interpreti che erano letteralmente in bocca ai loggionisti. Avvinti dalla piacevolezza, non sappiamo quanto i loggionisti potessero ammirare le bellezze del teatro, da qui veramente straordinarie. La magnificenza del lampadario centrale, la ricchezza cromatica della volta, l'imponenza dell'arco scenico decorato da legni e stucchi in cui campeggia l'orologio originale e la visione verticale, vertiginosa, del palcoscenico. Alle pareti del loggione è organizzata, tra l'altro, una mostra di fotografie dedicate al premio Nobel Dario Fo, che a Cesena realizzò i primi spettacoli del suo teatro rivoluzionario. Ma tutto il teatro è un museo vivo. Il teatro nasconde ricordi e memorie degli spettacoli che in tanti decenni si sono svolti sul suo palcoscenico. Dai graticci cadono canovacci,
e nei palchi risuonano le voci dei tanti spettatori. Ma in questi cassetti sono invece nascoste le voci delle attrici e degli attori. Carmelo Bene, per esempio. Felicità, felicità maniata. Mastroianni, Paolo Poli, Dario Fo e un grandissimo Pavarotti che ha valorizzato al massimo il nostro teatro con queste immagini. Nel retropalco più importante del teatro, quello che ospitava il Gonfaloniere, oggi è organizzato il Museo del Pubblico. Sono esposte locandine, poesie, elenco di doni che venivano proposti agli artisti, articoli di giornale, in mezzo a fotografie dell'epoca e a opere d'arte come questi bozzetti di Golfarelli. Altri retropalchi sono diventati testimoni del presente. Ospitano allestimenti studiati e realizzati dall'artista visivo Ricky Perlotti per documentare in itinere l'attività contemporanea. Tutte le stanze raccolgono materiali di varie epoche. Hanno titoli evocativi, Il labirinto, dedicato ai ricordi del passato più lontano, Passato recente, i cartelloni teatrali, Le vetrate, l'editoria, Il soffio, le programmazioni estive, La cupola, il teatro ragazzi. Il palcoscenico del Bonci non ha eguali, se non nei grandi teatri lirici italiani. Con la sua quadratura di circa 25 metri, consente di realizzare ogni spettacolo, anche i più imponenti. La cassa acustica è perfetta e risuona come uno strumento musicale. In alto, il graticcio in legno invita a salire, mentre sulle pareti è tutto un reticolo di corde arrotolate che pencolano nel grande spazio vuoto. Il portone centrale si apre sulla strada, portando all'interno del teatro la luce e la realtà della vita. Ma lo spettacolo più bello è dall'altra parte, verso il pubblico. È lo sguardo degli interpreti che corre verso gli spettatori per ascoltarli e vederli, per sentire la loro partecipazione. La visita al palcoscenico ci permette di capire finalmente come funziona davvero la macchina teatrale, secondo un'idea che dopo secoli rimane sempre la stessa, artigianale e artistica. Le scene sono movimentate mediante corde che, arrotolate nei mantegni, scorrono nei rocchetti e scendono dal graticcio. I macchinisti le manovrano come se fossero vele. L'illuminazione è oggi elettrica, un tempo a petrolio, ed è governata da mixer e dimmer. Gli effetti erano ottenuti con macchinerie, oggi attraverso tecnologie foniche computerizzate, molto sofisticate e spesso invasive, ma il concetto non è molto diverso. Il teatro è azione, visiva e acustica, che riproduce la realtà, attraverso una finzione che però deve essere verosimile. La tecnologia asseconda e favorisce questo risultato che dall'antichità ad oggi tutti i popoli hanno apprezzato ed amato. Salire le scale verso il graticcio è un'avventura. Questo è il regno dei macchinisti del teatro, gli addetti alla realizzazione e movimentazione delle scene. Nessun altro può accedervi. Un grande ballatoio corre attorno al palcoscenico su tre lati e permette di raggiungere una scaletta, piccola e ripida, che si inerpica fino al graticcio vero e proprio,
un reticolato di travi e travetti a cui sono fermati decine di rocchetti, attorno ai quali scorrono le corde. Qui sono conservate due macchine dei rumori, usate un tempo per riprodurre l'effetto del tuono e del fulmine. Chi soffre di vertigini quassù non può venire, perché camminare sul graticcio dà la sensazione del vuoto, di librarsi in volo, di avere la terra varie decine di metri più in basso. L'emozione è unica. I graticci ci sono in ogni teatro, ma questo è veramente magnifico. Grande quanto il palcoscenico, alto dovunque ben più di un uomo, è un teatro, uno spettacolo estremo, degno del luogo. Come in ogni palazzo storico, il teatro ha un reticolato di sottotetti che sovrasta tutta la zona aperta al pubblico, tutta la cavea, e qui le sorprese sono tante. Si accede da scale e porte che nessuno ha attraversato, se non gli addetti al lavoro, e che nessuno spettatore ha mai visto. Qui ci troviamo proprio al centro della platea. Questo è il meccanismo che consente al lampadario centrale di salire e di scendere. Di fianco abbiamo le coperture della volta, sotto le quali si intreccia il fragile cannicciato. Da queste parti si nascondono, possiamo immaginare, i fogli sparsi dei copioni e delle partiture che nei decenni sono stati recitati e suonati al bonci, e si sovrappongono le voci delle attrici e degli attori e delle cantanti e dei cantanti che si sono alternati sul palcoscenico. Tutto è sostenuto da queste magnifiche capriate in legno originali che troviamo in tutto il teatro, anche sopra al palcoscenico e al ridotto, che a sua volta ha sottotetti altrettanto affascinanti. Scendendo, si entra in una grande sala che si immagina piena di gente festante, che balla al suono di un'orchestra nelle stanze tutte aperte, dove i presenti chiacchierano, discutono, brindano, si divertono. Oppure chi ascolta in silenzio un concerto o uno spettacolo di sperimentazione. Questo è il ridotto, un crocevia di vita culturale e sociale cittadina. La visita è finita. Ora è tempo di teatro. Conclusa la visita per ammirare l'architettura del nostro teatro e l'efficienza della sua macchina, siamo a invitarvi quali spettatori per gli eventi, per ascoltare parole, per ascoltare musica che da decenni aleggia all'interno del teatro. Buono spettacolo!